Questo ci permette di capire come in realtà anche da questo punto di vista ci sia stata una disattenzione culturale totale per molti decenni, no? A fronte di un fenomeno di massificazione, di omologazione culturale di tipo mondialista, di influenza mondialista, è stato direi quasi inevitabilmente lasciato scorrere il tempo e passare nel dimenticatoio tutto questo enorme patrimonio che non è soltanto di carattere glottologico, di carattere linguistico, ma di senso, ma di culturale, in senso più ampio possibile. Se noi pensiamo a tutto quello, soltanto alle opere letterarie che sono state concepite prima ancora che scritte o dette nelle lingue locali, ma se pensiamo al fatto che la parlata idiomatica è l'espressione di una cultura, di un modo di pensare, di una filosofia, di una visione del mondo. E questo lo comprendiamo perfettamente se pensiamo, credo che molti di voi abbiano avuto l'esperienza che ho avuto io, a quello che ci raccontava magari la nostra nonna. Io ho una nonna che mi parlava esclusivamente in lingua piemontese, e ho un bellissimo ricordo di lei proprio per questi termini che oggi scopro anche da chi parla il dialetto, meglio la lingua piemontese in Piemonte o altrove, che non sono più usati da chi usa il piemontese, perché nel frattempo alcune espressioni, alcuni modi di dire si sono esauriti, sono morti insieme alla generazione di mia nonna. Ora, perché questa riflessione, questa insistenza sul patrimonio culturale locale? Perché è di lì che dobbiamo partire. È da questa consapevolezza di diritti calpestati, che poi sono diritti che diventano diritti politici, nel momento in cui si deve sostenere, noi sosteniamo il diritto di ogni popolo ad avere i magistrati che vengano dalla sua cultura, il diritto di ogni popolo ad avere la storia che insegni quello che è stata la storia di un popolo, compreso in questo caso la storia nazionale. E qui siamo arrivati all'incredibile che viene censurato sul libro di storia un portato della storia nazionale, una delle prime decisioni, una delle prime discussioni che sono state prese dall'Italia all'Italia. Non se ne parla perché non interessava la cultura regionalista. Ora, il federalismo ha avuto però, dopo periodo risorgimentale al quale di cui ha descritto i tratti fondamentali il professor Rognoni, quindi l'insegnamento di parliamo del federalismo di matrice cattolica, ovviamente di Rosmini e di Gioberti, io devo dire che tutto questo enorme portato di cultura federalista, non soltanto di matrice cattolica, pensiamo al Lombardo Cattaneo, deve ancora essere, se vogliamo, masticato dalla cultura contemporanea. Oggi Cattaneo dovrebbe essere intitolato uno degli istituti fondamentali, un'università, e invece noi vediamo i suoi stessi scritti, direi, abbandonati e dimenticati. Quindi c'è tutto un lavoro di recupero e di direi nuova attenzione verso quelli che sono stati i capisaldi di questa cultura della quale in qualche modo ci dobbiamo seriamente riappropriare. Ma tutto questo può ed essere, e deve essere trasferito nell'agire quotidiano. Il federalismo, ricordiamoci, è l'abito giuridico-politico dei popoli liberi. E quindi, voglio dire, il federalismo si costruisce nell'azione quotidiana. Il federalismo non può prescindere da partecipazione. Come possiamo pensare, per esempio, oggi, se non con preoccupazione, ad una evoluzione molto antidemocratica? Io non esito a definire evoluzione nel nostro sistema politico elettorale, la sparizione delle preferenze, il rafforzamento della partitocrazia, la selezione a rovescio della classe dirigente che non nasce più per molti partiti dall'esperienza territoriale di Baden.
chiedo scusa, ma avevo un impegno televisivo, dove sono andato a dire che non riesco ad arrivare. Sì, pronto. Non ce la faccio, Non ce la faccio, io ne ho ancora per almeno un quarto d'ora. Per quanto durate? Allora ce la faccio. Purtroppo sapete, abbiamo le nostre commende, i nostri. Credo però di aver sinteticamente portato la vostra attenzione su questi punti che credo fondamentali. Una cosa che ancora direi forse va ulteriormente sviluppata è direi il quadro europeo della questione. Perché noi ci stiamo muovendo su questa problematica sub specie italianitatis, ma oggi c'è un vento federalista e soprattutto autonomista di portata europea, sono stati fatti degli accenni ai barchi, ma io direi che ormai non c'è quasi nazione europea, non c'è quasi zona dell'Europa in cui non si senta in qualche modo nella diversità delle situazioni emergere questa forza dei popoli. L'Europa è uno straordinario mosaico di popoli e la realtà vera di questa costruzione europea, l'Europa che merita di essere costruita, è l'Europa così come era stata concepita, guarda caso, dai cattolici che la fondarono e concepirono l'Europa dei popoli. Questi sono stati i padri fondatori. Poi via via il mercantilismo, un'idea direi esclusivamente economicistica della costruzione europea, ha soffocato questa impostazione, ma mi pare assolutamente evidente che il significato vero e profondo è quello che ha coinvolto i padri fondatori, ma che oggi potrebbe coinvolgere nuovamente i popoli, segnatamente i giovani, nell'idealità della costruzione europea, sia proprio questo, cioè il riportare alla base della politica europea, delle istituzioni europee, il significato storico, ma anche etnologico, culturale nel senso più profondo, nel senso di appartenenza e dell'identità culturale, la costruzione europea. Oggi, ve lo posso dire dopo 8 anni di frequentazione, di camminamento nei corridoi di Bruxelles e di Strasburgo, la mia impressione è proprio questa, che si va perdendo giorno dopo giorno il senso della forza e del significato dell'idea europea proprio a causa di questa visione assolutamente anemica, assolutamente castrante, assolutamente demotivante del progetto europeo, del sogno europeo. Io penso che le nostre idee federaliste, il nostro progetto culturale, la nostra visione, la nostra ispirazione che si ricollega profondamente alle radici cristiane, quindi alla nostra cultura più profonda, sia l'antidoto necessario per guarire l'Europa politica dalla sua malattia mortale che ha avuto degli interventi chirurgici, perché io credo che il no del popolo irlandese al progetto di Costituzione europea sia uno di quegli eventi salutari, di quei segnali, di quei segni dei tempi che opportunamente e periodicamente i popoli sanno dare ai loro capi, ai loro governanti. Quello di dire l'Europa siamo noi, l'Europa sono i popoli, non siete voi, non sono le barche, non sono quelli che tra l'altro ci hanno portato in questa situazione dalla quale sarà non facilissimo riemergere. Io mi scuso della brevità, vi ringrazio molto e vi invito alle conferenze che la nostra fondazione, avvalendosi anche delle persone che abbiamo contattato per questi incontri, faranno e fin da adesso invito anche il professor Romani a raggiungerci in questa esperienza perché il tema del terrorismo e della questione islamica è proprio affrontato con la serietà e il rigore dei lavori di cui è artefice, dentro veramente un approfondimento e un dibattito sereno ma anche approfondito. Grazie a tutti e buonasera.